Secondo giorno di incursione in Piazza della Libertà durante gli orari del mercato per UAM, il Festival di Danza Contemporanea e Arti Performative che da quest'estate ha contaminato la città di Faenza nei suoi spazi verdi e nelle sue piazze. Quattro le compagnie che si alterneranno di fronte al Duomo con performance che verranno influenzate anche dalla risposta della cittadinanza. Durante i flash mob di danza, infatti, in questi giorni molte persone si sono fermate a guardare, altre hanno continuato a passeggiare, i corrieri hanno continuato a lavorare. Domenica sarà la volta di una performance partecipativa in Piazza Rampi, mentre il programma del festival continuerà in questi giorni nei parchi e nei giardini. Abbiamo pensato di fare come queste piccole pillole al mercato, nei giorni di mercato, ma veramente anche domani mattina, venerdì. E proprio in mezzo alle persone, in mezzo alla gente, perché vogliamo che trasmettere questo messaggio che la danza è per tutti e non è qualcosa di strano, astruso, che devo andare a teatro per vederla, ma posso vederla anche al mercato. E quindi ci sono stamattina la compagnia Barbarossa, domani mattina Kate Pilbeam e sabato mattina i Focus Club con Stephanie Miracle. E sempre è un appuntamento alle 10 e i faentini potranno vedere qui nella nostra piazza una piccola incursione degli spettacoli che poi andranno, se vogliono, andranno a poter fruire. La compagnia Barbarossa, domani pomeriggio, venerdì al Parco Baden-Powell, perché tutti gli spettacoli quest'anno sono all'aperto in parchi, giardini, boschi, e quindi domani la compagnia Barbarossa farà questo loro intervento al Parco Baden-Powell e sabato pomeriggio alle 7 invece al Parco Bertoni, che noi di Faenza conosciamo come Parco Stacchini. E i Fakers Club invece faranno questa incursione sabato mattina invece nel giardino del, per chi è di Faenza conosce le scuole, l'ex Cova diciamo, e faranno queste incursioni sia sabato che domenica pomeriggio. E questo lavoro all'aperto e questo diciamo voglia di coinvolgere il pubblico si concluderà domenica pomeriggio alle 18 in Piazza Rampi, un'altra piazza della città, con un lavoro di Francesca Gironi. Nei mesi di marzo-aprile ha fatto questa chiamata pubblica chiedendo alle persone, a chi volesse, di raccontare attraverso dei gesti la cura, la loro declinazione di cura, e sarà quindi una danza di cura collettiva. Le persone che vogliono si possono iscrivere e sabato la danzatrice poetessa ci porterà nel suo mondo e ci trasmetterà questo materiale, e chi vuole domenica può partecipare attivamente appunto allo spettacolo, a questa grande danza corale che ci sarà domenica pomeriggio alle 18 in Piazza Rampi. Aggiungo solo che il laboratorio è gratuito e che è veramente aperto a tutti, non ci sono limiti, non bisogna aver già danzato o essere danzatori, chiunque può partecipare.